Ciao a tutti cristalline e cristalline! Oggi, come leggete da titolo, andremo a scoprire le creazioni in resina. Per questa colata ho voluto provare tanti glitter che mi sono arrivati parecchio tempo fa che non ho mai provato, e alcuni degli stampi nuovi e il Petrish perché mi sono arrivati anche alcuni nuovi colori. Quindi direi di iniziare. Ho usato un botto di brillantini, ho provato a fare alcune cose nuove, però già ho visto che sono un po' mezzo fail, quindi iniziamo. Allora, come scarti questi qua. Allora, questa è la resina quella super veloce a cui ho provato ad aggiungere dei glitter, ma non se ne vede mezzo, cioè proprio zero. Non ce l'ha? Molto bene. E questi di qua che sono scarti di questi. Vediamo. Allora, devo dire che la resina è molto molto carina. Mi piace, mi fa ben sperare per le altre creazioni. Sì, davvero carina. Altro mega scarto. Mi era rimasto un botto di questa resina veloce. E quindi ho colato questa che è una delle mie basi preferite. Poi, come scartini, questo di qua, che è adorabile, cioè mi piace davvero tantissimo come brilla. E questo di qua. Molto semplice, un bianco perlato, però non mi dispiace. Sa un po' di effetto ghiaccio. Ora andiamo alle altre cosine. Queste di qua sono le cosine più semplici che volevo colare. È da un po' che non li facevo. Speriamo che siano venuti bene senza. Ok, non ci sono bolle. Mi piace anche abbastanza, sì. Questo di qua che non so se i tastini oro pian piano si stanno pulendo. Devo dire che ci sta anche abbastanza bene, perché vedete qua sono sporcati, ma penso che lo decorerò proprio così. È super super lucido, cioè mi piace tantissimo. E per continuare con la serie dei glitter, ho fatto la luna che non facevo da un bel po' di tempo. Sfumata con questo azzurro, pienissima anche questa di tantissimi tipi di glitter. Ci sono questi tondi, non so se si vedono, cioè sono tondi, ci sono i flakes, è tipo stra stra pieno. Ok, passiamo a uno stampo che ho fatto con Petridish. Questo ho usato i miei classici colori preferiti, il rosa e il blu. Ok, aspettavo qualcosina in più, cioè non è colato quasi per niente. Il nuovo segnalibro che ho preso da Le Bimbi. Anche questo super iper glitterato, mi mancava tantissimo utilizzare i glitter, cioè penso che si veda. Ed eccolo qua. Anche qui andrò a colorare i dettagli, non so se in oro o in argento. Non mi ero accorta che non stavo registrando e ho tirato fuori questo che era una prova per inglobare una rosa, ma come vedete non so che cosa è successo, non ne ho idea. Cioè, ho fatto delle bolle in una maniera assurda e no, non capisco neanche come sia stato possibile. Questa è la seconda, mi è venuta troppo bassa, le bolle erano anche pochine, ma è veramente bassa, cioè doveva venire più centrale. Quindi questa è l'ultima che mi rimane. Questa credo
Si è venuta la migliore, non è centrale, però ci sono anche qui delle bolle immense. No, devo assolutamente ritentare e cercare di capire perché fa questi difetti così. Altro scartino, l'avevo dimenticato. Questo è tipo uno scarto di parecchie colate. Ed eccolo qua. Questa di qua, fatta anche in Petri dish, ho utilizzato per la prima volta il nero. Non ho idea di come possa venire con la Petri dish il nero. O zero. Niente. Allora, non mi fa impazzire. Cioè, il nero non vedo proprio l'effetto. Bellina questa parte di qua, però cioè, qua non c'è niente, zero. Qua ho colato colori a caso un po' ovunque. Anche questo credo che sia la prima volta che lo faccio. Solo da un botto di tempo lo stampo, non l'ho mai fatto. Ed eccolo qua. Non so, c'è questi pezzi qua. Ma no, neanche questa mi è piaciuta tanto. Forse c'è troppo caldo e la resina è troppo veloce e non va bene. Perché non mi fanno impazzire. No, non scende il colore. Vediamo quest'altro. Anche qui veramente poco. Il colore non è sceso. Una cosa su cui non ero per niente convinta è questo, perché avevo della resina trasparente di scarto, io ho aggiunto foglia oro, ho messo del pigmento viola, ho detto vediamo, quindi diciamo che quasi è uno scarto. Ancora abbastanza morbida. Allora, bello è bello perché lo stampo è bello, però non lo so, i colori non mi convincono. Andiamo a questi due che. Allora, io spero che siano venuti bene, perché non è che ci vuole tanto. Colato della resina glitterata, no? Quindi saranno venuti bene per forza, spero. Questo è il primo. Ok. Anche questo dovrò andare a rifinire e colorare. E poi fiocchetto di neve, perché c'è un caldo tremendo e non vedo l'ora che arrivi l'inverno. Anche qui tipo super mix di glitter. Oh. Ok, questo è il mio preferito. Vado a rifinire alcune di queste creazioni e vi faccio vedere come sono venute fuori. Anzi, questo è il risultato delle creazioni. Questa l'ho decorata con l'argento, questo con il rosa, diciamo un rosa antico tendente al viola, questo con l'oro, mi piace tantissimo, e anche questi due con l'oro, questo mi piace particolarmente, questo un po' sbavato e mi sa che lo dovrò cestinare. E niente ragazzi, questo è il risultato delle creazioni resina di oggi. Diciamo che la mia preferita è questa. Sì, perché mi piace tantissimo. Però anche questa di qua, il fiocco di neve. No, il fiocco di neve in realtà. Mi sa che è il fiocco di neve perché è super sbrilluccicoso. Cioè, sì, fiocco di neve. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!